cronache di Peppa Pig. Saltiamo insieme! Oggi Peppa e George stanno cercando di costruire uno scivolo. Cosa fate? Abbiamo costruito uno scivolo, papà! Ma non è molto scivoloso. Ah, quando ero piccolo creai un grandissimo scivolo sulla collina di fronte casa. Quello sì che era scivoloso. Oh, sto arrivando! Sono in ritardo per la riunione dei vigili del fuoco. Mamma, mamma, papà costruirà un grande scivolo sulla collina. Beh, no, ho solo detto. Ottima idea, devo scappare. A più tardi. Allora è ufficiale. Peppa, George e papà Pig usano dei lunghi teli per costruire lo scivolo. Oh, non è scivoloso. Ah, ah, allora ci serve del sapone per piatti. E dell'acqua. Ta-da! Oh, oh, meglio! Oh, meglio! Oh, oh. Deve essere scivoloso adesso. Il sapone per piatti e l'acqua hanno reso il telo molto scivoloso. Proprio come me lo ricordavo. Facciamo un altro giro. Tutti si divertono molto sullo scivolo insaponato. Ci so ancora fare. Vieni di forte, Daddy. E tutti insieme. Ma adesso la collina è così scivolosa che nessuno riesce a risalire. Oh, cielo. Mamma Pig è tornata dalla riunione dei vigili del fuoco giusto in tempo. Grazie del passaggio. C'è nessuno! Ma che cosa ci fate laggiù? Siamo bloccati! Siete infangati? No! Cosa è successo? Qualcosa con il fango? Siamo bloccati! Sembrano bloccati! Bloccati! Giusto! Andiamo a soccorrerli! Ops! Oh. Aggrappatevi all'idrante! Grazie! Non c'è problema! Siamo qui per questo! Fermiamo l'idrante! Ops! Siamo di nuovo bloccati! A tutti piace lo scivolo insaponato, soprattutto quando c'è una pozzanghera di fango in fondo allo scivolo. Oh mamma, mi scappa forte forte la pipì. Mamma, non ce la faccio proprio più. Tranquilla, Peppa. C'è un bagno proprio qui. Oggi Peppa ha bisogno di andare in bagno. E questo è un bagno molto speciale. E dov'è il water? Oh, Peppa, non so proprio dove sia. Eccolo! Serve anche a te il bagno, George? No! Ecco fatto! E adesso mi lavo le mani, fresche e pulite. Vediamo come mandare giù l'acqua. Il pulsante sembra questo. Peppa, per sbaglio, ha acceso l'asciugamano. Ops! Forse era quest'altro. O forse questo. Mamma, per favore, possiamo andare in bagno? È rimasto solo un pulsante da premere. Lo sapone deve essere questo. Ecco fatto. Senti, George, sei proprio sicuro di non dover andare in bagno prima di uscire? No!
Benissimo, andiamo allora. Mamma, abbiamo fatto un disastro qui. Tranquilla, questo è un bagno molto particolare. L'unica cosa che dobbiamo fare è uscire. Oh. Wow. E come per magia... Da-da! Oh. Il bagno, come per magia, si pulisce da solo. Questo bagno è fantastico! È fantastico! Peppa e la sua famiglia stanno tornando a casa. Oh, ma George comincia a lamentarsi. Che succede, George? Devi andare in bagno? Ma ci siamo appena stati in bagno. Va bene, ci ritorniamo. Speriamo che tu possa resistere. George ha proprio bisogno di quel fantastico bagno. Tutti hanno proprio bisogno di quel fantastico bagno. Benvenuti agli annaffiatoi galleggianti. E oggi Peppa e la sua famiglia sono a una nuova attrazione al parco acquatico. La barca vi condurrà attraverso un giardino fiorito e voi dovete annaffiare tutti i fiori. Oh, e come possiamo farlo? Con questo. Molto meglio dei nostri annaffiatoi. Posso provare, mamma? Ma certo! Che tranquillità! Hai ragione! Io mi sento in pace con l'universo! Peppa e George devono usare gli annaffiatoi per buttare l'acqua ai fiori che ne hanno bisogno. Ti aiuto io, George! È un gioco difficile! Eccone uno! Pronti e... fatto, George. George ha spruzzato un fiore al primo tentativo. È sempre più difficile. Non mi importa se ti sbagli, George. Peppa ha qualche difficoltà. Tranquillo, se vuoi ti aiuto io. Come? Cosa? Dove sono? Già. Va tutto bene, Peppa? George sta spruzzando tutti i fiori e io no. So che è difficile, ma non c'è niente di male se George è più bravo in qualcosa. Ma io sono più grande. Guarda, io sono molto più grande di te, Peppa. Ma tu sei più veloce di me e soffri di più di solito. A volte l'età non conta, ciò che conta è lavorare insieme. Quando lavoriamo insieme, soffri ancora di più di solito. Va bene. George si è un po' spaventato. Tranquillo, George. È solo un gioco. E tu? Basta così, fiore. Non sei stato per niente carino con il mio fratello. Eia! Sì, ce l'ho fatta! Forza, George. Dobbiamo lavorare insieme. Sei proprio bravissimo. Sì, ce l'abbiamo fatta! Bravissimi, Peppa e George. Peppa e George hanno annaffiato tutti i fiori. Adorano gli annaffiatoi galleggianti. Vedete, formate davvero una bella... una bella squadra! Oggi Peppa e i suoi amici sono in piscina. Cosa farò con voi due? È il momento di tuffarsi in piscina! Peppa? Oh, sono i miei occhialini. Mi aiutano a vedere sott'acqua come una sirena. Ta-da! Puoi indossarli per il nostro gioco di oggi. Si chiama Qua Qua Honk. Come si gioca? Allora, un giocatore è il fenicottero. Zoe, sarai tu il fenicottero. Sì, sono il fenicottero!
E tutti gli altri sono papere. Bravissimi! Ora tutte le papere nuotano nella piscina e quando il fenicottero dirà honk, vuol dire che sta per catturare una papera. Chi verrà catturato dovrà fare il fenicottero nel turno seguente. Pronti? Via! Tutti si divertono a fingere di essere papere. Ma adesso il fenicottero Zoe sta venendo a prenderli. Sì, ti ho preso, Gerald! Oh no! Adesso Gerald Giraffa è il fenicottero. Dove siete, paperine? Ti ho preso! Peppa e i suoi amici si divertono moltissimo a giocare a Qua Qua Onk. Dov'è il fenicottero? Volevo dire... Onk! Qua Qua Qua! È il tuo turno come fenicottero, Peppa! Qua Qua! Qua Qua! Qua. Sì, signorina Coniglio! Come facciamo a sapere chi ha vinto? Ti ho presa! Per quello ci vuole un altro gioco. Si chiama gelatina sul piatto. Forza, salite sopra! Chi cade per ultimo in acqua vince! Tutti salgono sul galleggiante. Ma è molto traballante. Proprio come... Caduti di sotto. Allora vuol dire che tutti abbiamo vinto. A tutti piace giocare in piscina e a tutti piace vincere insieme. Oh cielo, qualcuno ha rubato il mio cappello a fiori. Salve signora Dolly, sono l'agente Teddy, arrivato in soccorso. Peppa e i suoi amici giocano a guardia e ladri con i loro giocattoli. Non sono stata io. Io non ho fatto niente. Sono innocente. Sei tu il ladro, signor robot. Ti dichiaro in arresto. No. Adesso ti metto in prigione. Grazie, agente Teddy. A Teddy piace fare il poliziotto. Più con cosa giocare adesso. Oh cielo, prendo le macchinine. Adesso tutti i giocattoli si preparano per una gara. Ferma, stai andando troppo veloce, rannocchietta. Ti dichiaro in arresto. Bip bip bip. Rannocchietta era in testa alla gara! Adesso il gufo di Susie sta servendo il tè. Ecco il suo tè, signore! Al dinosauro di George! No, no! Questo tè è troppo caldo! Ti dichiaro in arresto, signora Dolly! Ma non mi piace la prigione! E ora il dinosauro di George sta giocando tutto da solo! Dinosauro, sei troppo disordinato? Ecco cosa sei! Ti dichiaro in arresto! Dinosauro! È stato divertente! A che cosa giochiamo adesso? Oh! Dove sono i vostri giocattoli? Oh cielo! Gli amici di Peppa non sono molto contenti! Non era nostra intenzione farvi arrabbiare, cercavamo solo di aiutare. Forse dovremmo andare noi in prigione. Oppure, in prigione non ci va nessuno e tu e l'agente Teddy potete aiutare gli altri proprio come fanno i veri poliziotti ogni giorno. Ottima idea, mamma! L'agente Teddy è al vostro servizio! L'agente Teddy aiuta tutti quanti a gareggiare in sicurezza. Ai vostri posti, pronti, state molto attenti, via! A godersi una tazza di tè. Vorresti un'altra tazza di tè, Rannocchietta?
adesso non scotta più. Grazie, agente Teddy. E naturalmente a indossare tantissimi cappelli a fiori. Oggi Peppa e la sua famiglia sono all'aeroporto. Stanno per andare in Spagna in aereo. Vengono tutti in Spagna con noi. Deve essere un aereo davvero enorme. E ora dove dovremmo andare? Da questa parte il volo per la Spagna. Non temete, là non pioverà. Ah, allora andiamo. Passaporto e carta di barco. Hola, signora. Vuol dire ciao in spagnolo. Hola, non sapevo che parlasse spagnolo. Come sta, signor Pig? Papà Pig non parla spagnolo, ma lo sta imparando con un'app. Calcentines. No, grazie. Ne ho già un paio. Non ci assomigli per niente, mamma. È una foto un po' vecchia. Ecco il passaporto di Teddy e di Dinosauro. Dinosauro! Grazie. Ora controlliamo che i bagagli non siano troppo pesanti per l'aereo. Ciao, ciao, bagagli! Ciao, ci vediamo in Spagna. Adios! Oh, no. La valigia è troppo pesante. Dovrà togliere qualcosa per alleggerirla un po'. Dovrò trovare un posto per i cappelli. Peppa e la sua famiglia sono arrivati ai controlli di sicurezza. Mettete i vostri oggetti nel vassoio e poi procedete da questa parte. Gli scanner controllano che non ci sia niente che non sia permesso portare in avione. Aereo si dice così. Ora potete passare insieme. Scusi, mi sono dimenticata questi. Scusi. Cos'è quello là? Questo è un tapirulano. Peppa e George sono sul tapirulano. È un tappeto mobile che aiuta le persone ad arrivare più velocemente a destinazione. Ci sono tanti negozi. E una poltrona per massaggi. Ora ci rilassiamo fino al momento della partenza. Ultima chiamata per il volo per la Spagna. Dirigersi al gate. L'aereo sta partendo! Peppa adora andare in vacanza con la sua famiglia e adora divertirsi all'aeroporto. Arrivederci! Faccia attenzione alle buche la prossima volta! Chi è il prossimo? Oggi Peppa, George e Mamma Pig sono in visita all'autofficina. La nostra auto è rotta, signor Toro. Possiamo averne una nuova, per favore? Sì! Oh, magari possiamo ripararla? Certo! Accomodatevi in sala d'attesa, ci metto un attimo a ripararla. In sala d'attesa ci sono moltissimi giochi. Guarda, George, sembra proprio l'autofficina di Nonno Cane. C'è qualcosa dietro la porta blu. È un'auto blu! Oh, parcheggi da quella parte. Sarò subito da lei. Oh. C'è un camion giallo dietro la porta gialla e una moto rossa dietro la porta rossa. Accomodatevi. Arrivo subito. Oh! Oh, un'auto sportiva verde. Wow! C'è molto traffico all'autofficina giocattolo. Ci metto e anche nella vera autofficina. Questo camion giallo deve essere riparato. La moto deve essere lavata. Parcheggiamo l'auto rossa al piano di sopra. Bipì. Oh no, l'auto rossa è bloccata tra le altre auto. È come un puzzle da risolvere. Muoviamo gli altri pezzi per fare spazio! Adesso possiamo spostare l'auto rossa! Sì!
La vostra auto è pronta? Oh! Di già! Ecco qua, come nuova! Grazie, ma come facciamo a tirarla fuori? L'auto di famiglia è bloccata tra le altre auto. Oh, è un bel problema! Sappiamo come fare, vero George? Proprio come nell'autofficina giocattolo. Buona idea, Peppa. Peppa e George indicano al signor Toro e a nonno cane quali auto spostare, proprio come nell'autofficina giocattolo. Spostate il camion in avanti e la moto indietro. Adesso Mamma Pig può spostare la sua auto. Abbiamo preso un'altra buca. Ma l'autobus delle feste è in panne e l'auto è bloccata di nuovo. Oh no! Come faremo a tirarla fuori? Brum brum! Con il carro attrezzi! Buona idea, George! Ma usiamone uno ancora più grande! Grazie! Non c'è di che! E adesso come facciamo a rientrare? Peppa e George amano risolvere puzzle con le auto. Oggi Peppa è in maschera per la festa a tema spazio di Susy Pecora. Sull'autobus delle feste. Un altro atterraggio sicuro. Ci sono tante cose da fare sull'autobus. Ha visto Susy? Sono io, Susy! Non sono un'aliena vera! E io sono un robot! E io una stella! E io una principessa dello spazio! Zap! Benvenuti a bordo tutti quanti! Siete pronte per la festa nello spazio? C'è una pista da ballo spaziale, del cibo spaziale, de spazio. E ovviamente ci sono giochi spaziali. Chi vuole giocare a passa il regalo nello spazio? Quando si ferma la musica potete scartare uno strato del pacchetto. Tocca a te, Danny. Evviva! Oh no! Le mie mani robotiche non riescono a scartare! Oh, non c'è problema! Abbiamo tanti giochi per robot, come afferra la stella cadente. Siete pronti? Sì! Pronti? Via! C'ero quasi! Lo prendo io! Ops! Facciamo un altro gioco. Metti l'occhio sull'alieno. Oh, posso provare io? Mettiamo una benda, così non puoi sbirciare. Pronta? Vai! Scusa! Mi sta proprio bene. Non c'è niente che gli astronauti e gli alieni e le stelle e i robot e le principesse possono fare insieme. Se tutti si allacciano le cinture, possiamo decollare tra 3, 2, 1! Oh, sì! Io adoro volare nello spazio! Un disco volante! A tutti piace l'autobus delle feste! Oh, è un alieno con un robot e quello è un astronauta! E a tutti piace sfracciare nello spazio! Quando sarò grande, giocherò a calcio tutti i giorni! Con i robot! Su un mascello pirata, nello spazio! Oggi Peppa e i suoi amici creano un disegno che li raffiguri quando saranno adulti. Che cosa hai disegnato, Susy? Questa sono io e sono sulla luna. Farò l'astronauta e passerò tutto il giorno a saltare con i miei amici alieni. Oh, ma Susy, se sarai sulla luna non potremo vederci. Non preoccuparti, tornerò tutti i
giorni con il mio razzo. E insieme faremo un bellissimo picnic con gli spaghetti. Oh, che sollievo! E tu invece, George? Oh, cielo! George non ha ancora disegnato niente sul suo foglio. Puoi disegnare quello che vuoi, George. Cosa vuoi fare quando sarai grande? Sarai un uccello? No! Ah, sarai un pilota che sfreccia sul suo aereo! Fium! Supereroe! No! Non capisco proprio. Tutte queste cose volano. Quando sarai grande vuoi saper volare. Tu cosa hai disegnato, Peppa? Io ho disegnato tutti noi. Quando sarò grande io sarò felice e circondata dai miei amici. E sarò anche la più grande campionessa di salto nelle pozzanghere di fango del mondo intero e della luna. Peppa e i suoi amici faranno tantissime cose diverse quando saranno adulti e gli piacerà sempre saltare nelle pozzanghere di fango. Oggi George e Papà Pig sono al supermercato. Che bella escursione extraterrestre nel vuoto cosmico! Ma dov'è Mamma Pig? Doveva venirci a prendere in macchina? Beh, mentre aspettiamo, tanto vale approfittarne per fare un giro sul razzo! E intanto faccio una telefonata. Peppa e Mamma Pig sono in viaggio verso il supermercato, ma sono bloccate nel traffico. Stop! Via! Stop! Via! È come una giostra! Via! Ciao Papà Pig, stiamo arrivando, ma ci sono dei lavori in corso. George, perché non proviamo le altre giostre mentre aspettiamo? George si diverte a saltare sulla giostra e Peppa si diverte a saltare in macchina. Le giostre e l'auto fanno il giro tondo. Vanno su e giù. Dinosauro! Finché finalmente... Oh, siamo arrivati! Sì! Finalmente! Ciao papà! Ciao George! Ciao! Scusate il ritardo! Non c'è problema! George si è divertito molto a saltare, girare e sobbalzare sulle giostre! Ma ora dobbiamo andare a casa, George! Oh cielo! George non vuole andare a casa! Si sta divertendo troppo sulle giostre! Non preoccuparti, George! Il viaggio in macchina è altrettanto divertente! Puoi girare intorno! Saltare! E sobbalzare! A George piace tornare a casa in macchina dal supermercato! A tutti piace tornare a casa in macchina dal supermercato! Oggi... Peppa e i suoi amici visitano la fabbrica del dentifricio. Ed è così che si fa il dentifricio. Tutto chiaro? Oh, beh, è
più importante sapere come ci si lavano i denti. Seguitemi. La fabbrica del dentifricio ha giochi molto belli per insegnare a tutti come lavarsi i denti. Posizionate il tubetto. Poi premete il pulsante per far uscire il dentifricio necessario. E qual è la quantità giusta? Mi basta poco poco. Bravissimi! Volete provare? Sì! Una porzione di dentifricio perfetta! Ben fatto! Peppa è bravissima a questo gioco, ma George è un po' confuso. Non così, George! Ti aiuto io! Va messo sullo spazzolino, non in bocca! Bravissimi tutti quanti! Venite con me! Ora spazzoliamo i denti per farli risplendere. Dobbiamo eliminare tutto il cibo. Via, 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 via. Fatto! Bene! Ora tocca a voi! Forza con quello spazzolino! Fatemi brillare! Peppa è brava anche a questo gioco, ma George è di nuovo confuso. No, George! Devi spazzolare i denti giganti, non i tuoi! Guarda, fai così! Bravissimi! I denti adesso sono di un bianco splendente! Rimane solo una cosa da fare. Lo spazzolino va sciacquato sotto l'acqua. Così! Pronti? Attenti? Questo gioco piace molto a tutti, ma George sta puntando l'acqua verso se stesso. Puntala da quella parte, George, verso lo spazzolino. Perché piangi, George? Vuoi lavare i tuoi di denti. George non era confuso, voleva semplicemente lavarsi i denti. Tranquillo, George. Ci daranno in omaggio spazzolini, dentifrici e altre cose. Vero, signorina Coniglio? Sì, degli omaggi. Ma certo, come no? Aspettate un momento. Ci ho messo un po' di cose. Ecco qua. Grazie. Grazie, signorina Coniglio. Mi raccomando, George. Ne basta poco poco, poi spazzoli i denti e sciacqui. A George piace lavarsi i denti. A tutti piace lavarsi i denti. Oggi Peppa e Susie giocano nella casa sull'albero. Oh, ciao Susie, entra pure, vieni. Oh, grazie, sei gentilissima. Giocano a fare le adulte. Adesso ci beviamo una bella tazza di tè. Oh, è proprio brutto il tempo oggi, non è vero? Qualcuno ha bussato alla porta. Scusate l'interruzione. La tua mamma è venuta a prenderti, cara Susie. Oh, ma stavamo bevendo il tè proprio come fanno gli adulti. Possiamo fare un pigiama party nella casa sull'albero? Ti prego. Certo che potete! Tu e Susie potete dormire nella casa sull'albero e io e nonno Pig dormiremo in una tenda qui sotto. Peppa e Susie sono molto felici di dormire nella casa sull'albero. Ecco i vostri sacchi a pelo! I cuscini! Un sacco di morbidi peluche! E la cosa più bella, una lanterna stellata speciale! Ho finito! Chissà cosa serviranno questi. Anche nonno Pig è felice di dormire in tenda. Forse mi sono sbagliato. Ma prima deve rimontarla. È ora di andare a letto. Quindi nonna e nonno Pig entrano nella tenda. Buonanotte, tesorini. Noi siamo qui se avete bisogno. Guarda, Susie, la mia ombra è grandissima. La mia è un uccellino, cip cip. E la mia è una farfalla. Un rumore fortissimo. Nonna Pig,
sull'albero! C'è qualcosa che non va? Abbiamo sentito un rumore forte! Come? Santo cielo! È un mostro! Non c'è nessun mostro! È nonno Pig che sta russando! Peppa e Susie amano dormire nella casa sull'albero. Anche con nonno Pig che russa nelle vicinanze. Oggi Peppa e la sua famiglia sono andati al cinema a vedere un film di avventura. Papà, devo andare in bagno. Andiamo allora. Scusi. Allora, Peppa, è tutto a posto? Sì! Eccomi! Ho fatto! Ta-da! Brava! Torniamo al nostro posto. Oh, caspita! Al cinema ci sono tante porte colorate. Oh. E Peppa e Papà Pig non si ricordano da quale porta sono usciti. Penso che siamo usciti da quella blu, papà. Ma nella sala con la porta blu c'è un film sulle sirene. Susie Pecora lo sta guardando con la sua mamma. Oh, Peppa! Ciao, Susie! Oh, adoro le sirene! Possiamo guardare questo film, papà? La prossima volta. Oh, guarda! Una porta rosa! Entriamo, forza! Non riesco a vedere mamma Pig e George. Nella sala con la porta rosa, il signor Toro e la signora Mucca stanno guardando un film romantico. Lei lo ama così tanto! Non era certo quella la sala! Proviamo la porta gialla. La porta gialla si apre sulla sala di proiezione, dove lavora la signorina Coniglio. Oh, ma che sorpresa! Cosa fate da queste parti? Siamo andati in bagno, ma non ci ricordiamo più in quale sala stavamo guardando il film. Qui è dove si proiettano i film, e quindi non è il posto dove si possono guardare. Ma tranquilli, vi aiuto io a trovare la sala. Il vostro era un film sui dinosauri? Per George sarebbe stato perfetto, ma non è quello che stavamo guardando. Era un film comico? No! Oh, forse la porta è questa! No! Lì è dove teniamo i popcorn! Ops! Scusi! Tranquilla, ci succede spesso. Questo è il nostro film! Presto, papà! Grazie, signorina Coniglio! Oh, ma dove eravate finiti? Ci siamo fermati per i popcorn. Peppa ama guardare i film d'azione con la sua famiglia. Ma le piace anche perdersi in avventure con Papà Pig. Oggi i bambini sono al laboratorio di ceramica per la festa di compleanno di Gerald Giraffa. Signor Toro! Non sono stato io davvero! Ciao a tutti! Venite con me! Cerchi di non rompere niente, signor Toro! Potete dipingere qualunque oggetto in ceramica, a vostro piacere! L'unica regola è divertirsi! Sì! Io voglio dipingere una tazza per mamma e papà! Oh! Anche io! Anche io! Io pure! Che idea! Gerald Giraffa è molto bravo a disegnare! Sei bravissimo, Gerald! Grazie, Peppa! Che cosa disegni? Disegno una giraffa anche io! Anche io! Io pure! Anche io! Oh! Tutti vogliono disegnare una giraffa, proprio come Gerald. Come si disegna una giraffa, Emily? Non lo so. Io sto copiando Susie. Io sto copiando Peppa. E io sto copiando Gerald. Tutti gli amici di Peppa stanno copiando chi gli è vicino.
ho finito. Sì! Anche io! Fatto! Mi è venuta storta. Anche la mia. Anche la mia. Storta. Perché il disegno è la copia di una copia. Vi divertirete di più disegnando quello che vi ispira. Scusi? Io dipingerò questo. Somiglia alla barca del mio papà. E io dipingerò una ciotola per gli occhiali di mia nonna. Non sa mai dove li ha messi. Io dipingerò una teiera per la mia mamma con una grossa brioche. E io dipingerò una pozzanghera di fango per il mio papà. Ognuno dipinge qualcosa di unico e personale. E tutti si divertono molto. Papà, guarda il mio piatto. Guarda, nonno! L'ho fatto per te, papà. Che bello, Peppa. Somiglia proprio a una pozzanghera di fango. A tutti piacciono i loro regali in ceramica. Potrebbe imparare qualcosa dai disegni dei bambini, signorina Coniglio. Ma non è il mio... D'accordo! Questa volta non è colpa mia! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al museo, a una mostra sui dinosauri. Scusate, non volevo spaventarvi. È così che i dinosauri dicono ciao? Allora, volete vedere un dinosauro vero? Nella nostra nuova sala si può andare indietro nel tempo e avere la sensazione di incontrare i dinosauri. Dinosauro! Credo voglia dire sì, grazie, signora Coniglio. La sala del viaggio nel tempo porta nel passato, quando i dinosauri esistevano ancora. Dobbiamo essere certi che viaggiate in tutta sicurezza, d'accordo? Mani e piedi devono restare dentro la macchina per tutto il tempo. Se volete guardare da più vicino, potete usare questi binocoli speciali. E mi raccomando, non dovete calpestare le farfalle. Ma nessuno calpesterebbe mai una farfalla, signorina Coniglio. Non si sa mai, Peppa. Comunque... si parte! La macchina del tempo sta portando tutti a un'era in cui esistevano ancora i dinosauri. Tanto, tanto tempo fa. E... ci siamo! Guarda! Ha funzionato! Certo che sì! Nella giungla dei dinosauri ci sono molte attrazioni. Guardate, un vulcano! E tantissimi pterodattili volanti. Ma c'è soprattutto una sola cosa che George vuole vedere. Dinosauro! Arriverà presto. Ma ricorda, i dinosauri veri erano molto più grandi di quello, George. Siete pronti? Oh, caspita! Il dinosauro è più spaventoso di quanto George avesse immaginato. Tutto scaduto. Scusa, George. Il mio amico dinosauro non voleva spaventarti. È così che i dinosauri dicono ciao, ti ricordi? Forse dovremmo ruggire anche noi per salutarlo, vero? Così capirà che siamo amici. E la cosa bella dei viaggi nel tempo è che possiamo sempre tornare indietro. Sei pronto per riprovare, George? Preparatevi! Pronto, George! 1, 2, 3! Ce l'hai fatta, George! George è molto contento che Peppa l'abbia aiutato a prendere coraggio. Lo vuoi fare di nuovo? D'accordo, allora. E George è davvero felice di aver incontrato un dinosauro. Oggi
Peppa e la sua famiglia sono alla palestra per arrampicata. È tutto piuttosto alto, non trovate? Magari andrò con Giorgia a provare alcuni percorsi più semplici. Papà ha paura delle altezze, signorina Coniglio. Oh, l'unica cosa importante è divertirsi. Ma con le imbracature e i caschi potete stare assolutamente tranquilli. Allora saremo io e te, Peppa. Evviva! Vieni, mamma! Il primo percorso della palestra è uno scivolo molto alto. Oh, è lo scivolo più alto che abbia mai visto. Sì, come facciamo a salire, signora Coniglio? Sedetevi in fondo allo scivolo e stringete il manubrio. Tieniti forte! E verrete trainate in cima. Quando volete scendere, lasciatevi andare. Dobbiamo lasciarci? Oh, sì, buon divertimento! Peppa e Mamma Pig salgono sempre più in alto sullo scivolo, finché raggiungono il punto più alto. Magari ti lanci prima tu, mamma. Potremmo contare fino a tre e scendere insieme. Va bene. Uno, due, tre, via! Papà, vieni a provare. È molto alto. Oh no, grazie. A me e George piace fare questo. Non è così? Il prossimo percorso è su dei pilastri ondeggianti. Bisogna essere molto agili per non perdere l'equilibrio. Ma se dovete cadere, le fune vi sorreggeranno. Non c'è pericolo. Non è che sia proprio facilissimo. Mamma! Hop, hop, evviva! Ce l'ho fatta! Bravissima, Peppa! Papà Pig e George si divertono su dei pilastri ondeggianti più piccoli. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Peppa e Mamma Pig sono arrivate alle pareti per gare di arrampicata. Chi arriva per primo in cima e preme il pulsante, vince! Tutto a posto, Peppa? Penso di avere anch'io paura delle altezze, mamma. Oh, tranquilla. Possiamo scendere se vuoi. Oh, volevo tanto premere il pulsante in alto. Oh, Peppa, dovresti essere fiera di aver provato. E puoi sempre provare di nuovo la prossima volta. Oh, mi hai battuto di nuovo, George. Peppa, perché non provi a fare a gara con Giorgio su questa parete? Arrivo! Anche questa è divertente! E non fa paura la sua altezza! A Peppa piace la palestra per arrampicata! A tutti piace la palestra per arrampicata! Ciao, bambini! Avete tutti quanti una maglietta a maniche corte? Oggi Peppa e i suoi compagni d'asilo imparano a creare magliette tie-dye. Cos'è il tie-dye, Madame Gazzella? Il tie-dye è una tecnica speciale per tingere le magliette. Si usa per creare disegni coloratissimi come questo. Oh, avevo capito che avremmo tinto cravatte. Questa è di mio nonno! Oh, non preoccuparti, Danny. Basta che sia un tessuto. La tua sarà una cravatta tie-dye. Prepariamoci! Peppa e i suoi amici indossano guanti, occhiali e un grembiule prima di cominciare. Innanzitutto si aggiunge qualche goccia del colore scelto all'acqua. Il dye è una tecnica particolare per tingere il tessuto. Potete usare il colore che volete, ma ne bastano solo poche gocce. Ta-da! Per la mia maglietta userò il rosso. Il blu e il giallo formano il verde. La mia cravatta diventerà rosa. Un bellissimo rosa. Io voglio fare una maglietta color arcobaleno. I colori si sono mescolati creando un marrone fango, non un arcobaleno. Nessun problema, Gerald. Il colore arcobaleno si può creare immergendo la maglietta in colori diversi separatamente. Allora posso farla anche io color arcobaleno? Come no? È quello che faremo tutti quanti.
prima strizzate bene la maglietta e poi annodatela con gli elastici, in questo modo. La strizzo e... Dopo aver messo gli elastici e siete pronti, è ora della tintura. Poco alla volta, così. Tutti si divertono a immergere le magliette nei diversi colori. Ora sembra un arcobaleno. Peppa, senza volerlo, ha macchiato il grembiule con i colori. A questo servono i grembiuli, per proteggere i vestiti. Tingiamo altre cose, come le tende, o le sedie, o la tua borsa. Limitiamoci alle magliette e alle cravatte per adesso. È ora di metterle ad asciugare, così potrete portarle a casa. E all'uscita, sì, le magliette sono pronte. Oh, ma è davvero fantastico! E il mio ha una pozzanghera sotto! Guarda, questa è una cravatta rosa tie-dye tutta per te! A tutti piace creare magliette tie-dye e a tutti piace anche indossarle! Ciao! Peppa e la sua famiglia stanno ordinando da mangiare in un negozio di panini. Peppa, qui non si ordina direttamente al banco il panino che si sceglie. Oh, ma si usano questi schermi speciali. Oh, scusate. Perché non provi a ordinare un panino, Peppa? Puoi scegliere gli ingredienti da mettere nel panino toccando le immagini. Ho tanta fame. Vorrei un panino super grande, per favore. Lattuga, pomodoro e tanto formaggio. Peppa sta aggiungendo tanto formaggio e il suo panino diventa sempre più grande. Capisco che tu abbia fame, Peppa. Ma forse ci hai messo troppo formaggio. Va bene. Ora tocca il comando invia, così lo chef può iniziare. Gli chef hanno ricevuto l'ordine che ha fatto Peppa e stanno lavorando per prepararlo. Sembra davvero buono e formaggioso. Ora tocca a George scegliere il suo panino. Guarda, il menù per i bambini ha anche una sorpresa speciale. Sorpresa! George non vede l'ora di scoprire la sua sorpresa. Ora tocca a Mamma Pig ordinare. Io ordino il solito. Pomodori, funghi, 6 cipolle sott'aceto, 2 fette di formaggio, olive senza cetriolo, metà peperone rosso e un pizzico di salsa piccante. Hai detto per caso cetriolo? Sorpresa! No, George, no! Sorpresa! George! No! Beh, in fondo conoscere nuovi sapori fa sempre bene. Peppa e George si stanno gustando il pranzo mentre aspettano il panino super speciale della mamma. È molto formaggioso! Dinosauro! Sorpresa! Il panino di Mamma Pig è in preparazione. È molto più grande di quanto pensasse. Oh! Mamma, è pronto! Oh! Com'è grande! Non penso di riuscire a mangiarlo da sola. Ne volete un po'? È un pochino piccante. Ma molto gustoso! È il mio nuovo panino preferito. Tutti amano il loro panino, anche se non è proprio quello che avrebbero ordinato. Oggi Peppa va a casa di Rebecca Coniglio. Ciao, mamma! Oggi Peppa è già arrivata a casa di Rebecca Coniglio. È venuta per giocare a un nuovo videogioco chiamato... Il raccoglitore di carote! Ti va di giocare? Sì, grazie! Sono incredibilmente molto brava a giocare con questo videogioco! Santo cielo! Peppa non sa come inserire il CD? Sì, in effetti...
infatti sono molto brava a giocare con questo videogioco, ma penso che ci divertiremmo di più se iniziassi tu a giocare, Rebecca. Oh, sì, lo sapevo come si fa. Prima scegli il tuo coniglio. Poi saltelli in giro e raccogli le carote. Oh, sì! Peppa è incredibilmente brava con i videogiochi, ma forse per questo ha bisogno di una mano. E sai come si raccolgono le carote, Rebecca? Guarda, così! Evviva! Adesso ho capito! Oh, tocca a me! Oh. Rebecca Coniglio è incredibilmente molto brava a questo gioco. Oh, sei molto brava a raccogliere le carote, Rebecca. Ho solo fatto molta pratica. Ti va di giocare insieme adesso? Possiamo formare una squadra? Sì! Uh-huh. Presa! Presa! Ne ho una! Ecco! Nuovo record! Peppa e Rebecca formano un'ottima squadra. Rosie, Robby, che state facendo? Oh. Ciao, piccole! Avete visto le gemelle? Hanno preso il pranzo! Adesso ci pensiamo noi! Siamo brave a raccogliere carote! E piccole conigliette! Trovata! Rosie! Ti ho presa! Robby, ti ho presa! È ancora buona! Peppa e Rebecca sono molto brave a raccogliere carote. Evviva! Il pranzo è salvo! Insomma, Peppa e Rebecca sono incredibilmente molto brave a raccogliere carote. Oggi è il giorno dei pancake, quindi Peppa e la sua famiglia sono andati in un ristorante di pancake. Oggi sarò la vostra chef. Vi farò i pancake al vostro tavolo e voi potrete aiutarmi. E che tipo di pancake possiamo fare? Di qualunque tipo. Abbiamo tantissimi ingredienti. Io vorrei un pancake ai funghi speciali, grazie. Per me un pancake alla banana bananalizioso, con banana extra, per favore. Arrivano subito! La signora Coniglio è brava a fare i pancake. Grazie! Ora mettiamo un po' di colore. Poi aggiungo i funghi. Le banane e altre banane. E ora la parte migliore. Annusare. Mangiare. Girarle. Esatto. La signora Coniglio è molto brava a cucinare i pancake. Oh. Ah, tada! Bene, e ora che cosa metto nei vostri due pancake? Io vorrei un pancake cioccoloso al cioccolato, grazie. Sei proprio una golosona. E tu, George? Verde e rosso. Oh, piselli con pomodori per George. E l'ananas, il cocco, la verza e questo. No, quelli sono peperoncini. Peppa e George adorano i pancake con qualsiasi ingrediente. Anzi, con tanti ingredienti. Mi aiutate a girarli? Allora, adesso al mio tre, li fate girare molto delicatamente. Uno, due, via! Peppa e George hanno lanciato i pancake molto in alto. E i pancake finiscono sul piatto del signor Toro. Grazie mille. È dolce. È salato.
croccante e... Oh, piccante! Oh, è delizioso! È un pancake a sorpresa speciale! Peppa e George adorano cucinare pancake a sorpresa speciali! A quanto pare devo cucinarne altri due per voi! Sì! Sì! Ma amano ancora di più mangiarli quando sono pronti! Oggi, Mamma Pig porta Peppa e George a fare una visita speciale al negozio di giocattoli. Ciao! Sto cercando una mamma con due piccolini a cui fare un bel regalo. Per caso li avete visti? Siamo noi! Ah, sì? Che cosa aspettiamo allora? Andiamo! Evviva! Qui potete creare il vostro giocattolo speciale fatto su misura per voi. Oh! Selezionate quello che volete. Un robot, una principessa, un mostriciattolo oppure un... Dinosauro! Oh, non sapevo che ti piacessero i dinosauri. Dinosauro! Oh, dinosauro! Dinosauro! Sì, sì, George adora i dinosauri. Sono i suoi giochi preferiti. Allora immagino che abbia già deciso. Divertitevi! Ottima scelta, George! Bellissimo! Un astronauta, un mostro, una supereroina! Peppa e George adorano creare i loro giocattoli, ma hanno gusti molto diversi tra loro. Il mio è un robot! Dinosauro! Fantastico! Ora con un pizzico di magia... La macchina creerà i vostri giocattoli! Yeah! Ora dovete scegliere i vestiti da mettere ai giocattoli. Ci sono tantissimi vestiti tra cui scegliere, ma Peppa e George pensano che questi siano perfetti per i loro nuovi giocattoli. Evviva! Perfetto, inseriamoli! Accidenti! La macchina ha messo i vestiti sbagliati ai giocattoli. Oh, la macchina ha invertito i vestiti, signorina Coniglio. Oh, sì! Beh, a me sembrano comunque divertenti. E molto originali. Volare è bello! Aspettaci, Peppa! Oh, cos'è questo posto? Questa è una macchina di giocattoli speciale. Dai, mettiteli al centro, Peppa. Cosa sta facendo? Oh, stai ferma! Cos'è successo? Ta-da! La macchina ha creato un giocattolo proprio uguale a Peppa. Guarda, George, sono piccola! Questo sei tu! Peppa e George adorano creare giocattoli nel negozio, ma George ama anche essere un giocattolo. Stasera, mamma e papà Pig vanno a cena fuori per la festa di San Valentino. Mamma Pig ha prenotato un taxi. È quasi arrivato! Evviva! Evviva! La vostra auto vi attende! Mamma Pig ha prenotato un taxi speciale per sbaglio. Si chiama limousine. Una limo! Che romantica! E solleticante! Dove andiamo, signore e signori? A casa di nonna e nonno Pig, la ringrazio, signorina Coniglio. Peppa e George mangeranno là. Mangiare! Va bene, calmate. Questa musica mi ricorda Venezia. Fu un viaggio veramente meraviglioso. Ora è la disco limo! Questo non c'era a Venezia.
Vuoi un cioccolatino, mamma Pig? Non ti dispiacerà? Possiamo mangiarne qualcuno? Cioccolato! Va bene, ma non troppi. Peppa e George adorano il cioccolato. Forse un po' troppo. Allora mangerò questo qui. Possiamo rimettere la disco music? Solo fino a casa di nonno e nonna, ti prego. Felice San Valentino ballerino a tutti! Balliamo, forza! Oggi è un San Valentino ballerino! Come quella volta a Parigi, nonno Pig. Tutti amano festeggiare il giorno di San Valentino, ma mamma e papà Pig preferiscono fare un giro insieme sulla disco limo. Oggi Peppa e George vanno a giocare in un labirinto gonfiabile speciale. Andiamo un po' di fretta, quindi fate presto, per favore. Ciao mamma! E non perdetevi! Il primo gioco è un grande castello gonfiabile. Oh. Ciao! Scusate, non possiamo giocare, siamo un po' di fretta. Andiamo, George! Peppa è passata dall'uscita blu. Ma George, per sbaglio, passa per quella rossa. Questo è un tunnel gonfiabile e c'è anche Susie Pecora. Ciao, Susie! George e io dobbiamo proseguire perché andiamo di fretta! Ciao! George! Questo posto è super molleggiato. Ciao, Rebecca! L'uscita è da questa parte! Andiamo di fretta! Sì! L'uscita è là! Evviva! Siamo finalmente all'uscita! Sei stata brava, Peppa! Dov'è George? Io pensavo fosse dietro di me. Forse si è perso nel labirinto! Perso? Dobbiamo trovarlo! George non si è perso, si sta solo divertendo. Avete visto mio fratello George? È andato! È da quella parte! Ma mamma Pig non sa rimbalzare bene come Peppa. Arriviamo, George! Coraggio, mamma! Cadere è tanto divertente quanto rimbalzare! Eccolo! Siamo qui, George! Evviva! Ti abbiamo trovato! Adesso dobbiamo tornare a casa. George non vuole tornare a casa. Si sta divertendo molto nel labirinto gonfiabile. Bene, allora vediamo se riusciamo a prenderti. Peppa e George amano giocare nel labirinto gonfiabile. Preso! E adesso non voglio perderti mai più. Attenti là in fondo! Oh. Ora dobbiamo proprio andare. E piace anche a mamma Pig. Consegna per mamma Pig. Oggi mamma Pig ha ricevuto un pacco. Oh, grazie tante. So esattamente di cosa si tratta. Peppa e George saranno entusiasti. Mamma Pig ha ordinato una macchina per ghiaccioli. Ed è... Ho pensato che potremmo usare la frutta del giardino dei nonni per fare dei ghiaccioli salutari e molto buoni.
signor pinguino. Come funzioni? Oh, adesso mi ricordo. Ne avevo uno alla tua età. Devi solo... Mamma Pig non si ricorda come funziona la macchina per i ghiaccioli. Forse è meglio leggere le istruzioni. Ah, giusto. Ci serve del ghiaccio per fare i ghiaccioli. Il ghiaccio va qui e poi si gira questa manovella. Si sente tritare. Fiu! Adesso si tira su l'ala. Ciò è diventato soffice. Ora aggiungiamo la frutta. Lamponi, li adoro. Poi versiamo la miscela di ghiaccio e lamponi negli stampi. George ha i bastoncini. Serviranno per tenere in mano il ghiacciolo. Ben fatto, George. E ora dobbiamo solo aspettare che si congelino. Facciamo altri ghiaccioli mentre aspettiamo. Sì! Mirtilli, adoro anche questi. Per me anche, prego. E alla banana! Peppa e la sua famiglia passano la giornata a fare tantissimi ghiaccioli. E divertendosi molto. Ma a un certo punto... Oh, abbiamo finito la frutta! Come facciamo adesso? Oh. Si può? Ho portato della frutta fresca del nostro giardino. Non è che per caso vi serve per qualche deliziosa ragione? Sì! Mi dispiace, ma non possiamo continuare a fare i ghiaccioli. Perché no? Perché prima dobbiamo fare spazio in freezer mangiando intanto questi. Peppa adora fare i ghiaccioli. Soprattutto dei deliziosi ghiaccioli alla frutta. Hai il microfono spento, non ti sentiamo. Oggi Mamma Pig ha una videochiamata. Va bene, mettiamoci un punto. Nel frattempo... Scusate, spengo il microfono solo un attimo e torno da voi. Ciao mamma, ci annoiamo, giochi un po' con noi. Non posso, mi dispiace. Ho una videochiamata. Vogliamo provare anche noi. Prova a chiedere a papà se ne organizza una per voi. Andiamo, George! Papà Pig organizza una videochiamata con Nonna Pig e Nonno Pig. Ciao, Peppa! Ciao, George! Ci sto io davanti allo schermo, George! George, riesci a sentirmi? Dove è andata Peppa? Sono qui. Peppa sta chiamando dal tablet di papà Pig. Nonna, nonno, mettiamoci un punto. Mettiamoci un punto? In che senso? Deve essere il pulsante con i tre puntini. Non era quello? Nonno Pig ha attivato un filtro. Siete robot! E George è un pupazzo di neve! E io sono il mostro mangia spaghetti! Ci sono tanti filtri divertenti da provare! Oh, ora ci siamo. E adesso dove vai, Peppa? Ora ci sono due Peppa nella videochiamata. Ciao! Da qui si sente un po' di eco, Peppa. Andiamo a chiamare la mamma. Attiva l'audio. Persino io l'ho imparato. Ops, scusatemi tanto. Dov'è papà? Sono qui. Dinosauro!
adesso ci sono tutti in videochiamata e sono tutti dinosauri. Pronta la cena, ragazzi, è ora di interrompere. Ciao nonno, ciao, ciao, nonno. Ciao, a presto. Ciao. Forse per oggi possono bastare gli schermi. Sì, mettiamoci un punto. A presto, mamma. Ciao. Papà Pig deve prendere una cosa in ufficio, così Peppa e George vanno con lui. Scusi, signor coniglio. George adora i pulsanti dell'ascensore. Oh cielo, a quanto pare l'ascensore si è rotto. Oh, non così, George. Non preoccuparti, George. Sono un esperto di ascensori, lo sai? Oh. I pulsanti dell'ascensore non funzionano. Ciao, benvenuti nell'ascensore. È un ascensore magico! No, funziona a comando vocale. Questo significa che dobbiamo dirgli dove vogliamo andare. È molto facile. Salve, ascensore. Avremo bisogno di andare al mio ufficio, per favore. L'ascensore funziona di nuovo. Evviva! Secondo piano, ufficio Alveare. Ma non li ha portati nell'ufficio di Papà Pig. No, non ufficio Alveare. Ufficio, per favore. Sesto piano, ufficio Provole. Adoro il formaggio. Ho detto ufficio. Sedicesimo piano, Ricciola. Sei un ascensore monello. L'ascensore sembra non capire la voce di Papà Pig. Ci provo io. Ci porti dove papà ti ha detto. Siamo in arrivo al tetto. Non al tetto! Dove papà ti ha detto! Peppa e la sua famiglia continuano a provare e riprovare. Ma l'ascensore magico li porta ai piani sbagliati. Ciao! A piani paurosi. E nessuno! E a piani in cui si fa festa. Ma nessun piano è quello giusto. Finché... Il mio ufficio! Ciao, mamma Pig! Abbiamo avuto un problemino con l'ascensore. Torniamo subito! Peppa e George adorano l'ascensore magico. Sì! Ma Papà Pig preferisce usare le scale. Marmellata, uova, pomodori, noce di cocco e gelatina. Oggi è la festa della mamma e Peppa e George stanno preparando una colazione molto speciale per la loro mamma. Avete iniziato a preparare senza di me? Che cosa prevede il menù, piccoli chef? Tutto quanto con pane tostato. Allora, diamoci da fare. Bravo, George. Forse un po' troppo. Attento, George. Dobbiamo preparare una grande colazione speciale per la mamma, per mostrarle quanto le vogliamo bene. Proprio così. Eh sì! Il pane! Ta-da! Sì! Hey! È ora della marmellata, George! Mamma ama la marmellata sul pane! La marmellata piace molto anche a George. Mamma Pig è molto felice di fare colazione a letto.
Ma a quanto pare la colazione si sta un po' bruciando. Il pane! Il pane, papà! Un secondo, Peppa. Magari questa fetta la mettiamo sotto le altre. Ottima idea! Veloce! Mamma Pig si sveglierà fra poco! George! A George piace così tanto la marmellata che ha mangiato tutte le fette preparate. Per fortuna ci sono molte altre cose. Uova e fagioli. Pomodori, cetrioli. Formaggio e mostarda. Gelatina. Un cocco intero. Marmellata! Sì! Forse dovrei andare a controllare. Uno, due, tre. Buona festa della mamma! Che bella sorpresa! Ti abbiamo preparato un toast universale. C'è di tutto, tranne la marmellata. Mamma Pig adora la colazione a letto che le hanno preparato, anche senza marmellata. Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Oggi la famiglia di Peppa sta giocando a nascondino. Tocca a Mamma Pig cercare. Trovato! Oh no! Allora ti aiuterò a trovare Peppa e Giorgio adesso. Non ho proprio idea di dove possano essere. Proviamo in cucina. Dietro quella tazza di tè. Ce l'abbiamo fatta, George! A questo gioco siamo i più bravi! Peppa e George stanno cercando un nuovo nascondiglio. Nascondiamoci nel ripostiglio, sotto le scale. Questo sarà il nostro nascondiglio segreto. Oh, Peppa Pig, ma dove si saranno nascosti? Penso che non riusciremo mai a trovarli. Mamma e papà ci stanno cercando dappertutto! Dobbiamo solo continuare a cercare, Mamma Pig. Li troveremo. Un biscotto? Peppa e George restano nascosti nel ripostiglio per un po'. Poi per un bel po'. E poi per un altro bel po'. Secondo me non riusciranno mai a trovarci. Possiamo andare a prendere dei giochi, così passiamo il tempo. Qui niente. Nemmeno qui. Non ci sono. Dove sono? Cerchiamo. Continuiamo a cercare. Peppa e George stanno prendendo un sacco di giochi per il loro nascondiglio. Uscite fuori ovunque voi siate. Oh. Ma dove siete? E questa da dove è sbucata? Papà Pig, tutto bene? Beh, perfetto. Toccava a te passare l'aspirapolvere. Ecco, molto meglio. Dinosauro. Dove pensi che siano Peppa e George? Non sono sicuramente nel sottoscala. Peppa e George a giocare a nascondino sono i migliori del mondo. Tutti amano giocare a nascondino. Oggi Peppa e George fanno molto chiasso. Peppa, perché non andate a giocare in salotto? Potete usare questi foglietti adesivi per creare delle immagini. Grazie, mamma! Sì! Yeah! Così va meglio. Abbiamo finito, già mamma! Fatto? Che veloce! Oh, che belli! Questa è la mamma e quest'altro è il papà. E Giorgia ha fatto un... dinosauro!
Ma è identico a me, Peppa. Fantastico. E questo sul pavimento? È una pozzanghera di fango. E cos'altro se no? Però si può anche disegnare sui foglietti adesivi. Come gli indizi per una caccia al tesoro. Beh, io pensavo piuttosto a... Andiamo, George. È pronta! Peppa e George hanno creato un percorso con i foglietti. Oh, ma che bella idea! In fondo al percorso troverete un tesoro! Via! Mamma e papà Pig seguono il percorso per trovare il tesoro. Cercano nel letto di Peppa, nella vasca da bagno, nel corridoio e alla fine... Ta-da! Ma guarda! Sono... dei foglietti adesivi. È un banchetto! Certo, sì, un banchetto. Peppa e George hanno creato uova fritte, zuppa di pomodoro e persino... Ah, un toast allo zucchero filato, usando solo foglietti. Perché non giocate a qualcos'altro mentre noi puliamo? Mangiamo tutto questo cibo. Gnam, gnam. Come travestirsi? Va bene, mamma. Andiamo, George. I piatti li laviamo dopo. Questa l'ho già sentita. Abbiamo mangiato tutto, Peppa. Era delizioso. E noi ci siamo travestiti. Peppa e George hanno usato i foglietti adesivi per creare costumi. Oh! Beh, allora... Io sono il grande mostro dei foglietti adesivi. E io sono il mostro dei foglietti adesivi ancora più grande. Peppa e George adorano giocare con i foglietti adesivi, ma soprattutto adorano giocare con mamma e papà Pig. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato. Vanno alla cassa per pagare le cose che hanno preso. Scusate, devo andare in bagno, ma voi potete usare la cassa automatica. Alla cassa automatica possono scannerizzare i prodotti e pagare la spesa da soli. Oh, questo robot della scheda è enorme! Vi va di scannerizzare la spesa? Sì! Salve, gentili clienti! Ciao, amico robot! Mettere la borsa nell'area sacchetti, grazie. Borsa! Sì, George! La borsetta di mamma è una borsa! Questa borsa non è corretta. Il robot vuole le borse della spesa. Queste borse sono corrette. Scannerizzare i prodotti. Peppa e George amano scannerizzare i prodotti. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Articolo non scannerizzato. Si prega di riprovare. Altre persone che vogliono usare la cassa automatica si mettono in fila. Articolo non scannerizzato. Non funziona. Articolo non scannerizzato. Articolo non scannerizzato. Articolo, articolo, articolo. Articoli scannerizzati. Oh, sì! Appoggiare le 10 confezioni di succo nell'area sacchetti. 10? Non ci serve tutto questo succo. Cancella succo. Aggiunto altro succo. Appoggiare le 60 confezioni di succo nell'area sacchetti. Cancella! Cancella! Così dovrebbe funzionare. Mamma Pig è molto brava con i computer e con i robot della spesa. Articolo scannerizzato. Come si fa con questo, mamma? L'ananas non ha l'etichetta da scannerizzare. Dobbiamo cercarlo sullo schermo. Pigne? No, pinoli? No. Ah, ananas. Perfetto. Sì! Articolo troppo leggero. E adesso com'è? Articolo troppo pesante. Errore, 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 errore. Premete il pulsante laterale! Errore! Tutti nel supermercato li stanno aiutando, ma nessuno sa cosa fare. Ho commessi troppi errori! Oh no!
Eccomi, sono tornata. A chi tocca? Tocca a me! Io! Tremendo! Tutti amano fare la spesa. Prego, scannerizzare i prodotti. Ma non tutti amano il robot della spesa. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al Museo delle Scienze. Non vedono l'ora di visitare la sala delle calamite. Oh, queste non sono calamite, sono pesci. Questi sono pesci di metallo, Peppa. Oh. Così noi possiamo pescarli con le calamite. Ah, le canne da pesca! Proprio come sulla barca di Nonno Pig. State attenti, le calamite attirano diversi oggetti. Peppa e George stanno pescando tanti pesci di metallo. E occhiali di metallo. Chiavi di metallo. E tanti altri oggetti di metallo. Stop! Posso riavere il mio orologio, per favore? Grazie mille! Ciao! 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 Ecco qua. Non ancora! Usate le calamite per spostare lo slime magnetico fino alla fine della pista. Quale slime magnetico? Forse dobbiamo salire qui sopra per avere lo slime. Ecco le calamite. Pronti? Via! Lo slime contiene del metallo e per questo si attacca alle calamite. Vinco io! Non ho visto chi ha vinto. Che cos'era? Guarda, George! Ma cosa hanno a che vedere queste foto con le calamite? La lavagna contiene magneti e piccoli pezzi di metallo, perciò ci si può disegnare. Hai molta fantasia, George. Che ne pensi, papà? Sono proprio bello. Oh, no, di nuovo. Tutti amano imparare cose nuove sulle calamite al museo. Beh, tutti tranne papà Pig. Andiamo, squadra supermercato. Io ho preso il carrello. Io ho la lista della spesa. Dinosauro. Evviva! Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato. Mamma, perché non ci fermiamo mai? E perché la tua borsa fa questo rumore? Eccoci arrivati. Oh! Oggi facciamo la spesa in una parte speciale del supermercato, il reparto sfusi. Ma dove mettiamo il cibo che compriamo? In questi. Nel reparto sfusi, le persone portano i loro contenitori e li riempiono con il cibo. Bene, squadra. Io e papà leggiamo la lista. Peppa e George, voi riempite i contenitori. Pronti? Sì! Sì! Una volta finito, il premio sarà il pranzo! Sì! Cominciamo! La prima cosa da prendere è il riso! Trovato! George, ci serve un contenitore per il riso. Quello è per le uova, George. Oh, cielo! Peppa e George hanno messo il riso nella scatola delle uova. Che altro? Oh, adesso i cereali. Quella non è la bottiglia del latte? È perfetta, George. Oh, ne sono caduti pochissimi. Gnam, gnam, gnam. Gnam, 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 gnam.
grazie per aver pulito dinosauro. Ora abbiamo il latte. La bottiglia del latte è già stata usata per i cereali, quindi nessuno sa dove mettere il latte. George pensa che dovrebbero usare il cartone del succo. Ottima idea, George. E poi? Ora c'è il succo d'arancia. Ah, ma Peppa e George hanno messo il latte nel cartone del succo. Usa la busta per il riso, George. Ora ci manca solo la pasta. Vai! Questa settimana mangeremo un sacco di pasta. Ora devono portare tutto il cibo alla cassa e pagare. Oh, quante cose avete preso! Allora abbiamo una scatola per uova di riso, una bottiglia di cereali, un cartone di latte, un sacchetto di pasta e una busta di succo d'arancia. Il solito, insomma. Dinosauro! E il dinosauro di George ha mangiato dei cereali da terra. Signorina Coniglio! Aspetta, abbiamo altre lettere! Oggi Peppa e George giocano a fare i postini. Hanno delle lettere molto speciali da inviare. Salve! Devo consegnare quelle lettere? Sì, per favore! Sono lettere speciali per mamma e papà Pig. Peppa e George hanno persino creato dei francobolli speciali. Oh, siete giusto in tempo per la raccolta di oggi. Mettetele nella buca delle lettere. Evviva! Ora posso portarle insieme a tutte le altre lettere. Oh, ho un bel po' di consegne da fare. Vi andrebbe di aiutarmi? Oh, possiamo! Non vedo perché no! Avete l'uniforme giusta! Evviva! Peppa e George sono entusiasti di fare i postini, proprio come la signorina Coniglio. Per prima cosa dobbiamo andare al centro di smistamento. Qui è dove separiamo tutte le lettere, così sappiamo dove consegnarle. Sì, perciò abbiamo macchine come questa che ci aiutano. Quelli sono francobolli speciali che Peppa e George hanno creato per le loro lettere, signor Zebra. Hanno la super, super priorità. Abbiamo un'emergenza consegna. Codice rosa. Tutti si affrettano a preparare le lettere di George e Peppa per una consegna più rapida possibile. Oh, andiamo. Abbiamo un bel po' di tappe da fare. Peppa e George si divertono molto a fare le consegne con la signorina Coniglio. Alcune buche sono un po' troppo alte e altre hanno una forma strana. Ma ogni lettera arriva al suo destinatario, finché non ne rimangono solo due. Deve essere la posta. Vado io. Oh! Caspita, questi postini hanno un aspetto familiare. Ma sono Peppa e George! Mi hanno aiutata a consegnare la posta tutto il giorno. Abbiamo delle lettere speciali con francobolli molto particolari. Wow! Sono proprio schiacciata. Peppa e George adorano fare i postini e mamma e papà Pig adorano le loro lettere speciali. Oggi Peppa e George giocano a fare i ristoratori. Buonasera, abbiamo una prenotazione al ristorante il dinosauro verde. Signora mamma e signor papà. Siete in ritardo. Da questa parte, prego. Stanno preparando una cena romantica per mamma e papà. Avete fatto molta strada? C'è un traffico terribile oggi. Sì, il traffico era... Ecco il menù. Oh,
sembra delizioso. Credo che comincerò con l'insalata. Oh, anche io, per favore. Arriva subito! George si sta dando da fare in cucina. Ta-da! Ottimo lavoro, Chef George. Devo dire che l'atmosfera è proprio romantica. Ecco qua, due buonissime insalate. Ah, giusto. I miei complimenti al cuoco. Sì, è squisita. Grazie. George sta preparando il primo piatto, gli spaghetti. Ciao, Chef George. Complimenti al cuoco. È un quesito. Mi ricorda la cena che preparasti per uno dei nostri primi appuntamenti. Le mie insalate di plastilina sono leggendarie. Gradireste una ballata romantica? Oh, sì, avete... Vieni, George. A Peppa e George piace molto suonare musica romantica. Soprattutto se ha volume molto alto. Evviva! Bravi, bravissimi! Bravi, bravissimi! Bis, vogliamo i bis... Voglio dire... bravi! Ben fatto, George! Vi lasciamo a voi due! Oh, sì, un po' di pace. Ecco gli spaghetti! Buon appetito! Sì, un po' di pace... Ecco il dessert! Il conto è... 2000 milioni di sterline, per favore! Oh, così poco? Grazie, Peppa! Non c'è di che! E grazie anche a te, Chef George! E ora che cosa farete con tutti questi piatti? Oh no! Andiamo a nanna! Buonanotte, signora mamma e signor papà! Corri! Ma sono solo le 4:30. Il ristorante Dinosauro Verde adesso è chiuso. Oggi Peppa e i suoi amici si stanno divertendo all'aria giovane. Che cosa succede, George? Ti sei fatto male? Oh, vieni qui. Penso che molti rumori e tanto movimento siano troppo per George. Cerchiamo un posto tranquillo dove ritrovare la calma. Oh, io so dove possiamo andare. Tutti vanno verso una zona speciale dove George potrà sentirsi meglio. Questi colori e le cose soffici mi aiutano quando non mi sento bene a farmi stare più tranquilla. Ottimo! Adesso proviamo tutti quanti insieme a fare qualche respiro profondo. Forza! Espiriamo. Ora lasciate che la mente si rilassi. Susy Pecora e Papà Pig sono molto rilassati. George, invece, è ancora turbato. Guarda cosa c'è qui. Vuoi andare a vedere cosa c'è, George? Oh, scusate, stiamo andando via? C'è un'altra area piena di giochi molto particolari. Guardate qua. È questo. Squish. Oh, George, guarda cosa faccio. Wow. Io preferisco la mia copertina morbida. No. No. Quest'area non mi sembra adatta per George. Ho trovato! Seguitemi! Peppa ha visto un altro posto che potrebbe piacere a George. Oh. È l'area verde. È come essere nella natura, ma al coperto. Che buon profumo questi fiori! Sentite gli uccellini! E anche foglie secche! Mi sento proprio bene, molto, molto rilassata. Vogliamo riprovare a fare dei respiri profondi? Di nuovo. Ci penso io, papà. Forza, ispiriamo, espiriamo. Ispiriamo, espiriamo.
Sei più calmo adesso, George? È importante fermarsi un momento e riprendersi dopo aver esagerato. A George piace l'aria verde. Possiamo restare ancora un po'? Ma certo. Nella zona della calma ci sono diversi modi per stare tranquilli. A George piace l'aria verde ed è contento quando i suoi amici e la sua famiglia lo aiutano a riprendersi. Oggi Peppa è... una scienziata? Benvenuti al Museo della Scienza. Ah, Peppa e i suoi amici sono al Museo della Scienza con la signorina Coniglio. Mi serve il vostro aiuto per risolvere qualche rompicapo scientifico. Ora dobbiamo capire come costruire un ponte per questa macchinina usando soltanto questi materiali. Che cos'è? Guarda quante cose! Boh. Oh, Stecchi! Sarò il più veloce a costruire il ponte! Forse ci vuole qualcosa di più resistente! Un cubo! Secondo me ci vuole qualcosa di più leggero, così che galleggi. Proviamo con questi. Peppa sta provando a usare gomma piuma per costruire il ponte. Sì! La gomma è così leggera da galleggiare, ma sorregge il peso dell'auto. Eureka! Cosa vuol dire Eureka, signorina Coniglio? Oh, noi scienziati esclamiamo Eureka quando facciamo una scoperta. Provate anche voi. Oh! Eureka! Il prossimo rompicapo è sui colori. Cerchiamo di scoprire tutti insieme come far diventare Madame Gazzella verde. Sei diventata blu! Oh, dobbiamo trovare una lente verde in cui guardare! Ma non ci sono lenti verdi! Ma con il giallo e il blu si ottiene il verde! Esatto! Mescolando i colori se ne possono ottenere altri! Peppa e i suoi amici sono pronti per l'ultimo rompicapo scientifico! Possiamo fare lo scivolo, signorina Coniglio? Sì! Dobbiamo capire quale tra gli scivoli è il più veloce! Dividetevi in coppie! Peppa e i suoi amici prendono un sacco per coppia e scelgono lo scivolo! Pronta? Via! Lo scivolo con l'erba è troppo ruvido per essere veloce. Lo scivolo con il tessuto è ancora più ruvido e ancora più lento. Pronti? Ma lo scivolo in plastica è molto liscio e quindi è molto veloce. Bravissimi! Avete risolto tutti i rompicapo! Nelle scienze si dice fare un esperimento. E come si dice quando si è trovata la soluzione? Madame Gazzella? Come facciamo a scendere? A tutti piace fare esperimenti. Bocca grande. Oggi Peppa e George giocano nella sabbiera. Peppa gioca con delle macchinine giocattolo. Ha un'autopompa, un'ambulanza, un escavatore e... George! Dov'è la macchina della polizia? Hanno perso la macchina della polizia. Mi dici dove l'hai messa, George? Macchina polizia... Non preoccuparti, la cerchiamo insieme. Sarà... un'avventura! Peppa e George fanno finta di essere in un grande deserto di sabbia. Prendiamo l'autopompa. Peppa e George iniziano a cercare con la loro autopompa. Beviamo qualcosa. Per fortuna la pompa è piena di succo d'arancia. Peppa e George amano il succo d'arancia. Andiamo,
Non abbiamo ancora trovato la macchina della polizia. Forse è là. Sembra proprio così. Macchina polizia! Sapevo che l'avremmo trovata. Sì! Ora dobbiamo solo tirarla fuori. Bip, 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 bip. Così ci metteremo un sacco di tempo. Dove stai andando, George? Sei diventato un gigante! Peppa e George hanno trovato la macchina della polizia. Nina, Nina, Nina. Bip, bip, bip. Dov'è l'escavatore, George? Ma sembra che dovranno partire per una nuova avventura per trovare l'escavatore. Guardate! Bellissimo! Stasera Peppa e George stanno osservando uno sciame di meteore con nonna e nonno Pig. Cos'è uno sciame di meteore, nonna? Uno sciame di meteore è quando scie di detriti cosmici attraversano l'atmosfera a una velocità strabiliante. È quando le stelle cadenti sono visibili in gran numero. E quando si vede una stella cadente bisogna sempre catturarla e tenerla in una boccia per i pesci sul comodino. Sì, o esprimere un desiderio. Presto, George, chiudi gli occhi. Oh, caspita! Era un UFO! Che cos'è un UFO? UFO vuol dire oggetto volante non identificato. E cosa vuol dire? Vuol dire che non sappiamo che cosa fosse, ma è atterrato dietro quella collina. Andiamo a cercarlo, allora! Evviva! Tutti partono per andare a cercare la luce verde e nessuno sa cosa fosse. Ma Peppa? Secondo me era un'astronave. Piena di alieni! E sono venuti per riportare George nello spazio perché anche lui è un alieno. George non è un alieno. Forse era davvero una stella. È bellissima! Potremmo esprimere tantissimi desideri. Sì, tutti i desideri del mondo. Non credo che le stelle abbiano davvero 5 punte. E se non fosse una stella, ma un robot tornato dal futuro per salvare il mondo? Ciao! Evviva! La scopriremo presto! Tutti sono impazienti di scoprire cosa fosse la luce verde. Siamo arrivati! Era un'astronave? O una stella? O un robot? O era... La signorina Coniglio! Oh, ciao! Cosa fate da queste parti? Stiamo cercando una stella verde che abbiamo avvistato! Una stella verde? Oh, forse era la luce del mio elicottero! Stavo volando per osservare lo sciame di meteore. Mi dispiace di avervi illuso. Pazienza, magari troveremo gli alieni la prossima volta. Dei robot! A tutti piace guardare le stelle cadenti, ma a Peppa piacerebbe molto incontrare degli alieni un giorno. Oggi Peppa e Mamma Pig giocano agli autoscontri a Patata City. Tanto non mi prendi, Rebecca! Sì che ci riesco! Vieni, Peppa! Abbiamo trovato un gioco nuovo! È uno scivolo d'acqua! Vieni con noi, dai! Adoro gli scivoli d'acqua!
Scivoli? Mamma Pig non sa se le piacciono gli scivoli d'acqua. Perché non andiamo su qualcosa che non faccia gli schizzi? Come questa panchina. Oh, che bello! Questo possiamo farlo anche dopo. Vieni, mamma! Tutti sono arrivati al nuovo gioco acquatico. Le cascate di sedano. Oh, occhio! Oh, qui è tutto pieno di schizzi. Ma proprio pieno, sì, sì! Gli adulti davanti, grazie. Parlo con lei, mamma Pig. Si accomodi. Oh, certo. Va bene. Divertitevi! Non è niente male. Il sedano tronco sta salendo molto in alto. Splish, splash, splash. Dobbiamo fare splash. Non tutti amano fare splash. Yuhu! Volete fare un piccolo splash, un grande splash o un gigantesco splash? Un gigantesco splash! Sì! Molto bene! Pronti? Sì! Sì! 5 contro 1, si parte! Le cascate di sedano sono molto veloci e fanno tanti schizzi. Ecco qua! Finalmente è asciutto! È stato incredibile! E con tanti, tanti schizzi! Mamma, cosa fai ancora lì? Le cascate sono fantastiche! Facciamo un altro giro! Ora mamma Pig adora fare giganteschi splash. Tutti adorano fare giganteschi splash. Yuhu! Il treno dei tesori sta arrivando! Ciup, ciup! Sì! Peppa Pig e Danny Cane sono alla guida di un treno pieno di lingotti d'oro, di argento e... broccoli! I broccoli sono preziosi? Sì, sono broccoli speciali fatti di diamanti scintillanti. Peppa e Danny non stanno davvero guidando un treno. Stanno usando la loro immaginazione per giocare. Urrà! Fermi! In nome dei... ladri! Oh no! Pedro, Pony e Susy Pecora stanno fingendo di essere dei rapinatori. Ridateci subito tutto il vostro tesoro, per favore. No! Oh, va bene. Siete voi che dovete rubare il tesoro, Susy. Siamo riusciti a rubare tutto il vostro tesoro. Adesso che cosa facciamo? Potete scappare. Oh, giusto. Andiamo! Yuhu! Ehi, tornate qui, ladri cattivi! Ora Peppa e Danny fingono di essere dei poliziotti. Cattureranno i due ladri. Sì! Oh, ci avete acciuffato! No, invece no, perché... la vostra barca può volare. Oh! Madame Gazzella, le barche possono volare. Le barche vere non possono volare. Oh! Ma quelle immaginarie ci riescono e come? Evviva! Ora Pedro e Susy sono su una barca volante. Oh, ah sì, anche il nostro treno può volare. La poliziotta Peppa e il poliziotto Danny hanno quasi catturato i ladri. Si torna a casa! È un gigante! No, lui è Papa Pig!
Pig! Ed è venuto per portarti a casa! Carica! Cosa state facendo? Stiamo guidando delle barche e dei treni volanti, papà! Oh, accidenti! Quanta immaginazione avete! Peppa adora usare l'immaginazione. Tutti adorano usare l'immaginazione. Oggi Peppa e la sua famiglia sono al supermercato a fare la spesa. Usano un oggetto speciale per scannerizzare quello che prendono. Abbiamo preso le patate, il latte, il pane. Attenta! Ehi! E i fagioli. Scusi, signor Toro. Il supermercato chiuderà tra 2 minuti. Dirigersi alle casse, grazie. Facciamo presto. Questo carrello ha una ruota che traballa, mamma. Prova con questo, Peppa. È molto meno traballante. Ma è più bello se traballa. Bello, Lalla. D'accordo, ma scommetto che il mio è più veloce. Vi sfido. Davvero? 1, 2, 3, via! Guarda come vola! Aspetta, arriviamo! Prima prendiamo i cereali. Veloce, John! Presi! Peppa e George passano in vantaggio! Ora cosa prendiamo, papà? Il formaggio! Trovato! Bip. Ora la pasta! Uva! Bip! I piselli surgelati! Eccoli qua! L'ultima cosa che manca è la carta igienica! La carta igienica si trova proprio dall'altra parte del supermercato. Gentili clienti, il supermercato sta per chiudere! Forza, presto! Attenzione! Stiamo andando troppo veloci! La famiglia di Peppa ha trovato la carta igienica. In realtà ha trovato tanta carta igienica. Allora, ragazzi, il negozio adesso è davvero chiuso. Beh, lo sarà dopo che avrete pagato tutto. Peppa e la sua famiglia amano andare al supermercato, soprattutto per la carta igienica.